Nella puntata precedente, viaggerò indietro nel tempo per avvisare il mondo dell'arrivo di una pandemia globale. Ammazza che trampa! Ma chi è che deve passare? Oh, finalmente sono a Roma! Porco! Ave Cesare! È Cesare questo, sì? Mamma mia, come siamo messi! Pippo Calippo! Mi hanno detto che tu sei un indovino, sei stato trovato con uno strano oggetto con te. Sì, modestamente dicono che sono abbastanza per spocaccio, che già secco, insomma, già secco abbastanza. E allora, quale sarà il futuro di Roma? Ma Roma sarà proprio un casino, cioè, è pieno di traffico, cioè, se tu vai sul raccordo proprio non si cammina, è un macello. Poi il problema della spazzatura non ne parliamo, ci sarà proprio l'assalto dei cinghiali, capisci? E in più, oltretutto, sarà pieno di buche, cioè, buche a destra e a sinistra, non è che si può controllare come la pressione tutti i giorni. È un casino, è un casino. E che devo fare per evitare questo? Ma secondo me tu devi aprire lo straniero, capisci? Perché lo straniero è un valore aggiunto. Apriamo i confini, apriamo tutto, anticipiamo sta cosa, proprio che succede il casino, destra, sinistra, lo straniero, capisci? Cioè, può aiutare proprio a rattappare le buche, capito? A rattopparle proprio. Va bene, Calippo. Seguirò il tuo consiglio. Ma io in realtà ero un po' per avvisare che ci sarà una pandemia nel 2020. Forse sono arrivato un po' troppo in anticipo, anche perché succederanno un po' di cose nel frattempo. Per sicurezza non sarai più un uomo libero. Sarai mio prigioniero, per sicurezza. Aspetta un attimo, già ho capito qua come va a finire. Aspetta un attimo, fammi consultare il calendario, devo consultare l'oracolo. Un attimo solo. Megoioni! È proprio un indovino! Comunque mi ha convinto! Aprite i confini!